23 di gennaio, oggi parliamo di Sant'Ildefonso di Toledo, vissuto in una Spagna posteriore alla dominazione romana, precedente la dominazione araba. Lui nasce nel 607 d.C. e muore nel 667. Apparteneva a una famiglia ricca e nobile di ascendenza senatoria, quindi i suoi antenati erano stati nel Senato di Roma, però avevano i loro possedimenti in Spagna, a Toledo appunto. Toledo era la capitale del regno visigoto e il regno visigoto allora era governato dal re Regesvinto e il piccolo Ildefonso poteva essere avviato alla carriera politica, alla carriera militare, ma lui preferisce entrare nel monastero dei Santi Cosma e Damiano e rimanere solo diacono. Quindi non volle per umiltà neppure diventare sacerdote. Lì scrisse un libro, il libro De Viris Illustribus, in cui, sulla scia di Plutarco, dell'antichità classica greca, descriveva i grandi personaggi del suo tempo, ma ci metteva lì anche tutta la sua scienza e la sua pietà, tutta la sua spiritualità e tutta la sua conoscenza della vita e della cultura. A un certo punto, nell'anno 657, muore il vescovo Eugenio e quindi all'unanimità lui che da diacono addirittura, senza essere diventato sacerdote, era stato eletto abate del monastero dei Santissimi Cosme e Damiano, viene eletto vescovo di Toledo. E questo episcopato durerà per 10 anni fino alla sua morte, ma egli si rivela uomo forte, pastore intrepido, annunciatore della parola di Dio. Soprattutto aveva una devozione grandissima per la Vergine Maria. Ci ha lasciato delle preghiere e degli scritti meravigliosi sulla Madonna. E per questo probabilmente, sicuramente, il 15 agosto dell'anno 660, mentre lui si accingeva a celebrare la messa, gli apparve la Vergine Maria, la quale onore grandissimo, non si racconta di nessun altro santo. Lo aiutò a vestirsi prima di celebrare la messa, gli impose il camice e la casula. Pensate un po', che onore, che bello. Il re Regesvinto, delle volte, anche se era stato lui a volerlo primate del suo regno, cioè il vescovo più importante del suo regno visigoto, tuttavia qualche volta voleva imporre la sua volontà, ma egli fu sempre fermo nel difendere l'onore di Dio e i diritti della Chiesa. Morì il 23 di gennaio dell'anno 667, all'età di 60 anni. Sant'Ildefonso di Toledo prega per i pastori del nostro tempo. Intercedi perché i pastori del nostro tempo abbiano un grande, grandissimo amore alla Santissima Vergine. Così sia.